Siamo qui con Massimo Carlotti, System Engineer di RSA, e ci chiediamo, anzi chiediamo a lui, qual è la pratica attuale da seguire per implementare un cloud. Prima di tutto, un cloud è un ambiente, un oggetto estremamente complesso. Gli aspetti fondamentali di cui tenere conto sono veramente molteplici. Si va dall'aspetto più prettamente infrastrutturale, a livello di servizio, di quello che l'infrastruttura può offrire, erogato con il cloud, e a quella che è poi la messa in sicurezza di tutta la logica applicativa, esecutiva e di protezione dei dati e delle informazioni che tramite il cloud verrebbero effettivamente accedute, erogate e fruite. Un aspetto fondamentale credo che possa essere ritenuto, soprattutto nella parte di governo della parte dei livelli di servizio, quindi poter misurare il comportamento di questo cloud. Il che lascia intendere anche un'altra cosa: il cloud non deve diventare, a fronte di una semplicità di fruizione, un oggetto non visibile, non osservabile per le aziende che ne fruiscono, cioè per le aziende cliente. Credo che un aspetto fondamentale risieda nella possibilità per i clienti di richiedere, aspettarsi o eventualmente realizzare con dei service provider degli ambienti cloud che diano visibilità su quello che il cloud fa, come lo fa, cosa sta succedendo, diano metriche e possibilità di governo di questo cloud, quindi possibilità di lasciare all'azienda cliente la supervisione di quello che sta avvenendo, delegando effettivamente quello che invece è l'aspetto più operativo e di gestione. Oltre a tutti i vantaggi che già conosciamo, quindi governance e metriche chiare. L'idea è quella, anche perché credo che un'azienda difficilmente possa pensare di affidare le proprie risorse, magari critiche se pensiamo ad ambienti di produzione, ambienti cruciali per il business dell'azienda, a un ambiente nel quale non ha visibilità e quindi del quale non sa in base a cosa fidarsi. C'è quindi bisogno di una crescita comunque del movimento e soprattutto delle figure che attualmente implementano la governance in azienda. In parte anche, un aspetto sicuramente rilevante, in particolare per il mercato italiano, credo sia quello culturale. Molte aziende non percepiscono ancora il cloud per quello che realmente è, probabilmente frutto magari di informazione non proprio ben orientata, e lo percepiscono più come una sorta di semplice evoluzione di un outsourcing, cosa che in realtà il cloud non è, o meglio, non è solo quello. Cloud è un ambiente molto più condiviso, molto più gestito in modo compartecipato dall'erogatore del servizio e dal cliente stesso, che quindi costruiscono insieme questo ambiente. Da una parte ci sono offerte magari a catalogo che si tende a standardizzare per questioni di economia di scala, economicità, per questioni di accessibilità, e dall'altra anche l'aspetto della possibilità, appunto, come dicevamo, di governo, di orchestrazione di questo cloud, che in molti casi peraltro non è l'unica risorsa. Non parliamo ancora di aziende pure cloud, definiamole così, ma saranno per la maggior parte aziende che utilizzano il cloud, private, hybrid o public, come parte di un IT che è composto da tanti altri oggetti, da tante altre risorse che l'azienda cliente comunque ha bisogno di governare in modo coerente, con un'unica ipotetica console ideale che dà loro visibilità e governo completo, orchestrazione completa di tutto il loro IT locale o in cloud che sia. Grazie a Massimo Carlotti, Grazie e System buona giornata. Engineer RSA.